anche il mese del caro bollette, aumento di prezzi di luce e gas, ma ci sono anche alcuni accorgimenti che possono utilizzare i consumatori per provare a consumare di meno. E ne parliamo con Niccolò Carlieri, che è il cofondatore di Selextra Italia ed è qui con noi ospite. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Come abbiamo detto in apertura, insomma, c'è stato questo aumento di prezzo di luce e gas che pesa nelle tasche dei consumatori, ma qualcosa si può fare, ci sono alcuni piccoli trucchi, per così dire, non qualcosa di illegale, ma dei piccoli accorgimenti per consumare di meno. Uno, ad esempio, è usare in modo intelligente le valvole termostatiche, però ce ne sono anche molti altri. Sì, assolutamente. In realtà, in vista proprio dell'arrivo dell'inverno e quindi dell'accensione dei diversi riscaldamenti già dal 15 ottobre, dobbiamo fare un po' più attenzione a quelli che sono i nostri consumi per il riscaldamento, che pesano per l'85% in realtà sul nostro consumo annuo di gas, e quindi in realtà abbiamo con Selectra consigliato alcuni piccoli accorgimenti che sono appunto l'utilizzo delle valvole termostatiche in maniera intelligente, quindi in maniera per regolare il flusso d'acqua calda che arriva nei termosifoni. Questi ormai sono obbligatori in tutti i condomini. Per esempio, un'idea anche buona per le valvole termostatiche può essere quelle di posizionarle al massimo nel periodo tra aprile e ottobre, quando il riscaldamento è chiuso, questo per evitare problemi di pressione nella loro riattivazione. Che si può quindi ancora fare questo attività. Certo, poi anche un'attenzione anche alle ore di accensione dei riscaldamenti e poi anche evitare di coprire i termosifoni, una cosa che forse in molti fanno, perché non si deve fare? Sì, assolutamente sì, bisogna evitare di coprire i termosifoni perché fa abbassare la loro efficienza, quindi ostacolando l'emissione di calore, provocando alterazioni nella misura proprio del calore da parte dei contabilizzatori, perché poi sappiamo che oggi abbiamo dei contacalorie che vanno poi a calcolare quanto si è consumato da quel termosifone. Quindi è veramente fondamentale che siano liberi da oggetti, mobiletti o quant'altro, coperte. Anche magari anche distrattamente lo si fa, anche quando si è in casa si tende ad appoggiare le cose sì, sopra, sì. E soprattutto anche non si devono spegnere i termosifoni, ma impostare la temperatura al minimo. Anche questo è un errore che al spesso minimo. Si fa? Solito, sì, effettivamente. Si pensa che chiuderlo completamente sia la soluzione migliore per risparmiare. In realtà metterlo al minimo sarebbe economicamente anche più efficiente, perché è più facile poi ritornare alla temperatura desiderata, ma in generale entrare in una stanza e mettere il riscaldamento al massimo non è mai una buona pratica. Bisognerebbe rimanere sempre su una temperatura dove nelle sale che frequentiamo, nelle camere che frequentiamo, all'incirca intorno ai 20 gradi e mai superare questo limite, questo tetto di temperatura. Questo tetto di temperatura. È importante poi anche questo, a volte ci si dimentica, la pulizia all'interno dei termosifoni, perché poi l'accumulo di aria può generare, insomma, fa fatica anche il povero sì, termosifone. Sì. Esatto, cosiddetto far sfiatare i termosifoni, quindi cercare di evitare che l'aria si accumuli nel termosifone, che anche questo va a ridurre la loro efficacia e quindi la loro potenza termica, e di conseguenza potrebbero incidere su un maggior consumo di energia e quindi maggiori costi poi in bolletta. Ma senta, ma al di là di questi piccoli consigli che possono utilizzare tutti i consumatori, che cosa si può fare per la riduzione di questo caro bollette? Quali possono essere delle soluzioni a più ampio respiro, quindi che non devono gravare sulle spalle dei consumatori? Sì, allora noi consigliamo sicuramente di informarsi. Allora, l'abbiamo già detto, i consumi sono sicuramente il lato più, fare attenzione ai consumi aiuta a ridurre la bolletta, e questo è già un primo punto. Poi si parla anche di mercato europeo unico dell'energia, cioè questo intendo, perché sa, ci sono anche tantissime altre società, a volte i consumatori sono confusi, ci sono le offerte di comparazione, lo sappiamo, ma io intendevo proprio delle soluzioni che possono essere più globali, che hanno a che fare più con le politiche degli stati. Ma oggi il governo nostro stesso ha effettuato una manovra importante, andando a ridurre tutti quelli che sono gli oneri generali di sistema sulle nostre bollette, quindi è andato a coprire questo impatto grosso che abbiamo avuto dal prezzo del gas. Poi sicuramente oggi scegliere
e quindi informarsi, andare a trovare nel diverso, diciamo, panel di offerte che ci sono oggi, delle offerte a prezzo più basso rispetto al servizio di maggior tutela, che è l'offerta regolata dall'autorità, è possibile, si può fare, si può cercare, quindi invito sicuramente tutti quanti a informarsi e andare Certo. a cogliere quelle occasioni che oggi sono ancora disponibili, oltre ovviamente a cercare di fare attenzione ai consumi come sempre. Io la ringrazio per essere stato con noi, ringrazio Niccolò Carlieri, cofondatore di Selectra Italia, le auguro un buon proseguimento di giornata e buon lavoro. A lei buona giornata. Marconi Radio Aperta continua la pubblicità e poi l'informazione locale, curata dal nostro Luca Cereda. Radio Marconi.